No, velocemente, gli errori da evitare, paura del giudizio, passiamo più tempo a tenere, me l'avete fatta come domanda, quindi ho già risposto, passiamo più tempo a temere il giudizio degli altri che a realizzare il nostro sogno. Ti preoccupi del giudizio degli altri solo quando non hai un obiettivo chiaro. Prendi un obiettivo chiaro, non hai più paura del giudizio. Senso di colpa, qualcuno l'ha detto, mi sento in colpa per i soldi che stanno spendendo i miei genitori per me. Come ci si libera dal senso? Chi di voi la sentite questa? Vi sentite in colpa perché i miei genitori stanno spendendo? Vi do la soluzione. Se ti senti in colpa vuol dire che non stai facendo niente di utile. Guarda quello che di utile stai facendo. Cerca di focalizzarti sulle cose utili che stai facendo, sulle cose utili che stai imparando. Se vai su utilità, allevi il senso di colpa. Paura del fallimento. Abbiamo sempre paura di sbagliare perché non ci hanno spiegato che l'errore è parte dell'apprendimento. Ne abbiamo già parlato, quindi posso andare veloce. Bisogno di perfezione. Devo essere perfetto, altrimenti non vado a dare l'esame. Quanti di voi l'hanno mai detto questa cosa? No, io non sono preparato perfettamente. La soluzione è non innamorarti del sogno, innamorati della persona che diventi mentre raggiungi il sogno. Questa parte qua, ragazzi, al primo corso che facemmo ci ho messo mezz'ora per spiegarlo a una ragazza, ma non me la dimenticherò mai. Perché per spiegargli una cosa molto semplice, che le persone stanno male perché questa sei tu e questo è il tuo bisogno di perfezione. Pare che sta piangendo, ma che cazzo? Ok, questa è felice. Facciamo per ipotesi che questa sia la tua ideale. E questo sei tu adesso. Le persone stanno male perché mettono fuori di sé il tuo io ideale. Se tu sei felice quando vieni promosso, se tu sei felice quando prendi 30, quando guadagni i soldi, quando aiuti... No, tu sei felice adesso, tu sei perfetto adesso. Perciò vi dico non innamoratevi del sogno, innamoratevi della persona che diventate mentre realizzate il sogno. Perché quello è reale, quello sei tu. Sei tu adesso. È tutto lì. Invece tu metti davanti a uno specchio il tuo te ideale e ti senti sempre inadeguato o inadeguata. Mentre invece devi mettere dentro di te, devi mettere dentro di te il tuo te ideale. Così vi salvate dal bisogno di perfezione.